Carissimi fratelli e sorelle, ci ritroviamo insieme a celebrare l'Eucaristia nel giorno del Signore e in maniera particolare, ecco, con gioia celebro, presiedo questa Eucaristia. Anch'io mi faccio pellegrino qui nel luogo del martirio dei Santi Martiri, in questo santuario diocesano, in un giorno particolarmente caro ai devoti di Sant'Alfio, il 10 di ogni mese, in maniera particolare il 10 di gennaio, quest'anno appunto è anche Santa Tecla, il 10 di gennaio, quindi a maggior ragione un motivo in più per rendere omaggio, onorare, venerare i santi che in qualche modo ci sono a noi vicini e ci sostengono nel nostro cammino. Ecco, desidero veramente ringraziare con tutto il cuore il parroco, il comitato che hanno pensato di invitarmi e con grande gioia, ecco, presiedo questa Eucaristia. Stiamo celebrando però la messa del battesimo di Gesù, perché essendo domenica non potevamo fare la messa votiva di Sant'Alfio di Santa Tecla. Ebbene, in questa domenica il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, tratto dall'Evangelista appunto Marco, ci presenta la scena del battesimo di Gesù. Pensate che Gesù, il figlio di Dio, che non aveva peccato, non aveva bisogno di essere battezzato, eppure si mette in fila con i peccatori e riceve il battesimo da Giovanni. Un grande esempio di umiltà. Non disdegna, e mai Gesù ha disdegnato, da quello che sappiamo dai Vangeli, ecco, di confondersi in mezzo agli uomini comuni, alla gente comune. E allora ecco come il divino si mescola con l'umano per trasformare l'umano in divino. In maniera particolare ci sono due elementi in questo brano del Vangelo. Da una parte c'è proprio questa voce del Padre: tu sei il figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. E quasi possiamo dire il sigillo di Dio Padre che inaugura, consacra la missione del suo figlio Gesù. Pensate, l'ultima messa festiva che abbiamo celebrato è stata il 6 gennaio, l'Epifania. E se vi ricordate, abbiamo lasciato Gesù, dal racconto dei Vangeli, Gesù bambino, visitato dai magi. Oggi lo ritroviamo già trentenne, pronto per inaugurare la sua missione, e prima di iniziare la sua missione riceve il battesimo, viene investito dal dono dello Spirito Santo. Quindi da una parte la sua manifestazione come vero Dio e vero uomo, dall'altra il dono dello Spirito. E questo ci deve fare pensare anche in maniera particolare al giorno del nostro battesimo, alla nostra vocazione battesimale, è il giorno in cui siamo stati innestati in Cristo, è il giorno in cui veramente abbiamo ricevuto il dono della fede e in maniera particolare, ecco, siamo diventati figli di Dio. Ma dobbiamo comportarci da figli, dobbiamo vivere, continuare a vivere da figli attraverso proprio quello che è la testimonianza della nostra vita cristiana, attraverso la vocazione battesimale che è la chiamata alla santità. Ecco, allora, come i nostri santi che veneriamo in maniera particolare, Santa Tecla, qui i Santi Martiri, ci sono veramente di esempio nel nostro cammino, perché hanno saputo vivere la loro vocazione, la loro adesione, appartenenza al Signore, e l'hanno testimoniata proprio fino a donare il sangue, fino a versare sangue, pur di appunto non tradire quell'amore per Gesù Cristo. C'è un elemento che ricorre in tutte e tre le letture, ed è l'elemento acqua, questo elemento naturale che Dio Padre Creatore ci ha donato. Acqua è sinonimo di vita, è sinonimo di rinascita. Dove non c'è acqua non c'è vita, pensate al deserto. Ebbene, già nella prima lettura il profeta dice: o voi tutti assetati, venite all'acqua. È Dio che parla per mezzo del profeta. C'è questo banchetto escatologico, messianico, che Dio ha preparato per il suo popolo, ma la condizione per partecipare a questo banchetto
e l'ascolto della sua parola. Porgete l'orecchio e venite a me, dice il Signore, ascoltate e vivrete l'ascolto della sua parola. E allora, ritornando all'acqua, come l'acqua è fondamentale per irrigare i campi, per dare fertilità alla terra, è fondamentale anche nel corpo umano. Pensate, quando abbiamo la bocca asciutta, quella rassura, bere un po' d'acqua ci rinvigorisce. E allora questa acqua viva che il Signore ci ha promesso nella sua parola, e allora attingeremo, abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale, attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, quella sorgente della salvezza è la parola di Dio. E quindi è anche bella questa immagine che utilizza il profeta, paragona la parola alla pioggia e alla neve. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, pensate all'evaporazione, non vi ritornano senza aver operato, cioè senza aver irrigato e fatto germogliare, così sarà della mia parola. La parola di Dio, che è il suo dono più grande, la parola da una parte, l'Eucaristia dall'altra, ma la parola non ritornerà a lui senza aver operato proprio quello che il Signore desidera, la nostra conversione, la nostra santificazione. E allora è importante poterci abbeverare a questa fonte che è la sua parola. E si parla di acqua anche nella seconda lettura. In maniera particolare San Giovanni associa il battesimo a due elementi, l'acqua da una parte e il sangue dall'altra, perché Cristo in realtà ci ha veramente purificato, lavato, rigenerato attraverso il dono della morte e risurrezione. E quindi è proprio da Cristo crocifisso che noi abbiamo quella fonte di grazia e di salvezza che scaturisce per tutta l'umanità. E ogni celebrazione eucaristica è proprio quel sacrificio che in coento si ripresenta sull'altare. E allora, prosegue San Giovanni, l'amore di Dio consiste nell'osservare i suoi comandamenti. È importante accogliere questa parola, ma è importante soprattutto viverla. E poi arriviamo al Vangelo. Anche nel Vangelo si parla di acqua, e quell'acqua del fiume del Giordano che lavava appunto dai peccati. Il battesimo predicato da Giovanni Battista era un battesimo di penitenza, un battesimo di conversione. E Gesù, come dicevo prima, pur non avendo bisogno di questo tipo di battesimo, però si mette in fila con i peccatori e riceve proprio questo battesimo, inaugura la sua missione. E allora, carissimi fratelli e sorelle, come i santi martiri hanno effuso il loro sangue per testimoniare l'amore di Dio, la loro appartenenza a Cristo, come Santa Tecla, che è questa vergine lentinese che si è presa cura dei appunto dei santi, e in maniera particolare ha testimoniato anche lei con una vita di santità il suo amore per Gesù Cristo. Allora anche noi possiamo imitarli, possiamo chiedere la loro intercessione perché ci possano proteggere sempre nel nostro cammino, e quindi in maniera particolare in questo periodo anche travagliato che stiamo vivendo di difficoltà, non solo come emergenza sanitaria, ma anche come emergenza economica, emergenza sociale in generale, le relazioni sono frantumate, tante cose messe insieme, non viviamo tempi molto belli, però il cristiano non si deve mai abbattere, ma sull'esempio dei santi, anche in mezzo alle difficoltà della vita, deve poter testimoniare l'amore di Dio, camminare insieme come fratelli, come sorelle, uniti da quel vincolo che è Cristo. Allora impegniamoci a vivere da veri figli di Dio, accogliendo la sua parola e testimoniandola ogni giorno nella nostra vita.